affascinante per far venire i brividi, però io l'ho fatta fin troppo lunga, allora ho il compito di provare rapidissimamente a chiudere, non prima di aver detto che c'è una Milano che ci insegna, sicuramente me ne sono dimenticato tante, un tema però che per me è fondamentale, è la Milano che ci insegna il valore più grande, perché per costruire una città che non è, diceva un grande sindaco a Firenze, c'erano anche i grandi sindaci a Firenze, lui si chiamava Giorgio Lapina, diceva la città non è un ammasso indistinto di gente, un ammasso indistinto di pietre, la città ha un'anima. E dov'è che vedi l'anima della città? Sì, la vedi nei giardini, la vedi nei luoghi di incontro, nel sociale, nelle realtà della innovazione, ma la vedi in due luoghi essenzialmente. Una città vede il suo centro nelle scuole e nella cultura. Io penso che un paese abbia un futuro se investe in questi due settori, anche se possono segnare tanto. E allora fatemi chiudere, prima di arrivare alla considerazione politica, proprio con due esempi che tocchino il tema della cultura e della scuola. Innanzitutto la scuola. Come si fa a non far passare il messaggio che un insegnante, che un professore, che una maestra non è semplicemente una palla al piede della società come 20 anni di finte riforme ci hanno costretto a pensare? Guardate, il maestro o la maestra del vostro quartiere o del vostro comune, del vostro paese, erano un'istituzione nella realtà comunitaria della quale facevate parte. Potevano andare al bar o all'edicola o in piazza. Quando parlava la signora maestra, anche se aveva uno stipendio ridicolo, perché le maestre elementari in Italia hanno sempre avuto uno stipendio ridicolo, eppure noi sapevamo che c'era un'autorevolezza di quella figura sociale lì. Perché il maestro e la maestra erano educatori, tiravano via, educavano, strappavano una libertà dal proprio destino e cercavano di dare un senso, un significato. Il maestro e la maestra davano alle generazioni più giovani la speranza. È accaduto che nel corso degli ultimi anni noi abbiamo tolto il valore sociale a chi ha fatto grande l'Italia, che sono i maestri e le maestre, gli insegnanti e le insegnanti. Abbiamo ridotto gli insegnanti e le insegnanti a un esercito di persone che, non avendo trovato niente di meglio da fare, si buttano nella scuola. E questo atteggiamento è drammatico, perché lo trovi nel modo con il quale i genitori vanno ai ricevimenti, nel quale i genitori trattano talvolta male loro gli insegnanti. Siamo noi a doverci fare un esame di coscienza guardandoci allo specchio. È un modello culturale che è sbagliato e che prescinde dalla considerazione economica. Quando il governo dice aumentiamo le ore, al di là degli aspetti economici, su cui se volete torneremo in un'altra sede, quando il governo dice una cosa di questo genere, da 18 a 24 ore, fa passare il messaggio nei ragazzi e nelle famiglie che l'insegnante sia un fannullone, che non lavora a sufficienza e che deve essere punito, non deve essere premiato. Allora io proporrei un patto per ripartire a livello educativo in questo paese, e il patto è quello che tu chiedi agli insegnanti, dando loro importanza e valore sociale, di portare il merito nella scuola, di non avere paura del merito nella scuola. Un insegnante bravo non deve aver paura di essere giudicato, purché il giudizio sia fatto non sulla base di anonimi test e di slide pensate da qualche tecnico che vive sulla luna, ma sia una condizione reale per consentire a chi ha passione, a chi ha voglia di educare, di tornare a considerare la scuola il punto di ripartenza del paese. E se noi non riusciamo a fare questo qui, se noi non portiamo questa rinnovata attenzione alle questioni scolastiche, alle questioni educative, non andremo da nessuna parte. Anche le nostre università, lo dico nella città italiana delle università, non saranno mai competitive, perché non avranno quel fuoco sacro dentro, che è il fuoco sacro della bellezza educativa come valore costitutivo di un'identità, che per me è fondamentale, fondamentale. E allora, e dall'altro lato la cultura, io credo, davvero l'ho fatta troppo lunga, mi scuso, ma
Vi voglio raccontare una storia, semplicemente una storia, prima di chiudere con la politica. Ed è una storia concreta di amministrazione. Credo che voi a Milano ne abbiate più grandi, più importanti. Noi del resto, come direbbe Marchionne, siamo una città piccola e povera che non ha molto spazio e ruolo da poter giocare. Ma mi è capitato di proporre l'apertura della Torre di Arnolfo. Voi tutti avete in mente la Torre di Arnolfo, uno dei simboli della città. Chiedo l'apertura della torre e mi viene risposto no. Perché? Perché è un simbolo identitario. Come no, perché è un simbolo identitario? Ma tu non capisci, sei il solito ragazzino che viene dal marketing, così mi ha detto un dirigente amico che come dire, si permette la libertà, come io mi permetto con lui, come è giusto che sia, tra persone che devono condividere un'esperienza importante, quindi ce le diciamo di tutti i colori. Voi che venite dal marketing, venite a spiegarci adesso che bisogna aprire la Torre d'Arnolfo. Non lo sai cos'è accaduto lì. Io ci ho pensato per capire se per caso fossi preparato. E lì, dietro, là purtroppo non si vede, è dalla parte di dietro dell'orologio, c'è l'alberghettino, il luogo dove Girolamo Savonarola è stato tenuto prigioniero, ha vissuto le ultime ore nella cella prima di essere costretto a scendere i 223 scalini, essere portato in Piazza della Signoria, essere impiccato e poi bruciato. Quindi mi rendo conto che è un valore identitario, è di lì, si vede, è la cella, guardate, è la finestra più alta, è lì l'alberghettino. E immagino i passi dei partigiani che la mattina dell'11 agosto del 44 salgono, io me li immagino salire 2 a 2 gradini, 3 a 3, sono le 7:30 dell'11 agosto. I partigiani vogliono andare in cima a suonare la campana della Martinella, perché vogliono dire che Firenze si è liberata da sola, senza aspettare gli anglo-americani. Ci sarà tra loro un giovane partigiano che risponde al nome di Sandro Pertini, che annoterà queste vicende. Che bello, emozionante pensare che quello è un luogo identitario per una città, è vero. E penso a quando Rilke, che sta seduto in piazza, scrive delle poesie bellissime, a quanti innamorati si saranno presi per mano o al massimo soltanto sfiorati salendo la torre o vedendo la torre, quanta quindi valore culturale ci sia dietro quella torre. Ma nel dirlo non capisco perché questo luogo non possa essere aperto. Decido di aprirlo contro il parere di alcuni amici, lo apriamo nonostante un po' di resistenze, e nel giro di un mese mi accusano, adesso la Corte dei Conti vedrai che cosa ti combinerà, perché hai aperto. Beh, nel giro di un mese e mezzo abbiamo fatto break-even, abbiamo fatto il pareggio di bilancio, adesso ci guadagniamo, ci sono 10 posti di lavoro recuperati in questo modo, ed è l'emblema di come un'opera culturale di questo paese, se tolta dal predominio dei tecnici e ridata alla bellezza della politica, può diventare un elemento di crescita economica, civile, spirituale e occupazionale del paese. Anche di qui può ripartire l'Italia, anche dall'investimento in cultura, senza continuare a chiudersi. E allora ho fatto degli esempi, sono stati esempi random, non so quanto l'esperimento mi sia riuscito, ma per vostra fortuna non lo ripeteremo. Quello che però rimane dentro il mio cuore è l'idea che questa città, che tutte le città, ma questa città in particolare, possa educarci a fare qualcosa di bello e di grande. Il senso delle primarie è tutto qui. Io non so come andranno a finire tra meno di un mese le primarie, so che hanno reso tutto un pochino più difficile, basta che tu vada a preregistrarti a Busto Arsizio, poi vai a prendere la tessera a Como, rientri sulla statale, prendi la pedemontana non terminata, poi arrivi finalmente al seggio e puoi votare. Però sempre il mio cugino di prima, però credo che alla fine questo cambio delle regole in corsa non faccia male a noi. Fa male secondo me a chi l'ha fatto, perché come si fa, la dico così, tu devi governare un paese che vive una fase di crisi profonda, e la crisi economica globale, anzi non è neanche una crisi, la crisi ha una fine, la crisi ha un inizio e una fine, una congiuntura. No, in questo caso non c'è una crisi, c'è molto peggio,
C'è una trasformazione economica, pezzi di ricchezza se ne vanno a Oriente e tu devi fare i conti con una trasformazione. Insomma, chi andrà al governo dovrà vedere i polsi tremare per le sfide economiche, culturali, occupazionali e sociali che ci saranno. Ora, che tu di fronte a queste crisi tu abbia paura del voto dei 17enni, francamente, mi sembra un po' ridicolo per te. Dopodiché qualcuno dice almeno evitiamo gli infiltrati. Signori, gli infiltrati alle primarie e li abbiamo portati noi a Napoli a votare con i nostri capi correnti che avevano bisogno di tenersi dentro. Quindi non viviamo di pregiudizi, però le regole sono quelle e noi faremo con le regole che ci hanno dato. E se perdiamo ce lo siamo detti, e se vinciamo proveremo a fare le cose che abbiamo fatto. Però abbiamo un compito, che è il compito al quale vorrei richiamarmi e richiamarvi. Oggi viviamo un tempo nel quale chi fa politica non è più considerato degno di onore. Io penso all'epoca dei miei genitori. I miei genitori mi hanno... Io sono fortunato perché mia mamma, quando le ho chiesto che cos'è la politica, mi ha parlato di un uomo. Mia mamma non mi ha parlato di una cosa brutta. Mia mamma mi ha parlato di un signore che faceva il ministro della giustizia negli Stati Uniti d'America, che decise di mandare l'esercito quando lei era piccola e che l'aveva colpita per difendere il diritto di uno studente di colore di iscriversi all'Università dell'Alabama.